Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Pino Daniele che è A me mi piace un blues. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi all'inizio che sono Si minore, quindi dove ci sono i due tasti neri qua c'è il Do a sinistra, questo è il Si, Si, Re, Fa diesis, forma il Si minore, poi avremo il Re maggiore, Re, Fa diesis, La, forma il Re maggiore, poi andando avanti Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol maggiore, Sol, Si, Re. Poi avremo il Fa diesis maggiore, quindi qua c'è il Fa, Fa diesis, La diesis, Do diesis, Fa maggiore, e poi infine ci sarà anche il Mi maggiore, quindi questo è il Mi, Mi, Sol diesis, Si. E la canzone fa così, c'è un intro, dun, dun, dun. A me mi piace il blues e tutti vanno già cantare, perché sono stata zitta in un momento e mi sfogare. Sono volgare, so che nella vita suona Mi maggiore, perché te ne cumple se non ne vuoi. Quindi abbiamo visto che c'è un passaggio con il Mi maggiore, poi va a Sol e Fa diesis. Poi la strofa si ripete uguale e poi c'è l'altra parte, tipo il ritornello, che presenta ancora il Re maggiore, il Sol, Fa diesis e Si minore in quest'ordine e gli accordi rimangono sempre gli stessi. Vi faccio ascoltare. Ma poi c'è resto mare, a pazienza supportare, a gente che cammina, mezza via per spraitare, e vengo appresso a te. Perché sono nata a casa che sono nera, nera, ma non te posso lasciare. E riprende l'intro, poi la canzone avrà sempre gli stessi accordi. Attenzione perché solo alla fine rimane più tempo sul Sol. Sai che sono nera, nera, due volte Fa diesis, non te posso lasciare. Poi riprende di nuovo a fare ogni accordo, un movimento ogni accordo, come prima. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio in descrizione, come sempre, un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima!